Ciao a tutti amici di XMarder.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione il nuovissimo Cooler Master Xornet 2, evoluzione del precedente modello Xornet. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo le nuove confezioni, nuovo packaging introdotto da Cooler Master, che è una colorazione total black con scritte di colore argentato, quindi massima cura per il packaging e ovviamente per il prodotto a seguire. Ulteriori informazioni, immagini dettagliate su tutti i lati della confezione. All'interno di questa troviamo un piccolo opuscolo riportante ulteriori caratteristiche in diverse lingue, le specifiche tecniche del mouse ed ovviamente il mouse stesso. Come possiamo vedere, le dimensioni sono e il design sono le medesime del precedente modello. Per la versione 2, quindi lo Xornet 2, Cooler Master ha deciso di migliorare sia il sensore sia i materiali, e ovviamente comporta un miglioramento dei materiali, anche un rinnovamento della superficie di contatto. Quindi troviamo una superficie opaca di tipo ruvido. Troviamo in bella vista il logo della Cooler Master, classici due tasti che potremo assegnare in gioco come noi vorremmo, due ulteriori tasti per lo switch dei DPI on the fly, che potranno essere portati fino ad un massimo di 3500 in tre step personalizzabili, uno scroll di tipo cliccabile, questo con una retroilluminazione RGB, quindi potremmo essere avvisati o comunque impostare un colore diverso per ogni step di DPI e quindi ricordarci a quanti DPI stiamo lavorando eventualmente fossimo in gioco. Passando ai lati, Cooler Master ha introdotto una nuova superficie gommata con delle striature, piuttosto che dei pallini, diciamo, che riducono l'accumulo di sporcizie ed eventualmente di sudore. Ovviamente la presa è anche migliore. Troviamo nella parte sinistra due tasti laterali classici dotati di switch Omron, che quindi miglioreranno sia la durata sia la tipologia di click che effettueremo. Nella parte destra troviamo anche questa piccola scanalatura che ci permetterà una migliore presa sul mouse. Ricordiamo che la serie Xornet, come anche lo Spawn, sono dei mouse dedicati a coloro che hanno una presa prettamente di tipo claw, quindi a ragno. Nella parte inferiore del mouse troviamo due mousefit di generose dimensioni. Il sensore nella Xornet 2 è stato posizionato in posizione verticale, non più in orizzontale. All'interno troveremo una VAGO ADNS 3320 che, come abbiamo detto, ci permetterà di portare i DPI ad un massimo di 3500. Nello Xornet 2 Cooler Master ha voluto venire incontro ai giocatori anche con una piccola caratteristica, quale il settaggio del LOD, che potremo effettuare tramite questo tasto qui, mantenendolo per circa 3 secondi. Ovviamente potremo cambiare la disposizione del tasto per lo switch per la regolazione, scusate, del LOD su uno dei 7 tasti programmabili sul mouse. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto, ma è classico rivestimento in gomma ed il connettore non è placcato in oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta con ulteriori immagini e approfondimenti sul nostro sito www.eximardura.com. Un saluto da tutto lo staff.